Nero di Troia o Uva di Troia. Il vitigno fu registrato nel 1970 al Registro Nazionale delle Varietà di Vite con il nome Uva di Troia. E quindi Nero di Troia è un sinonimo che però è entrato nell'uso comune a causa di alcune caratteristiche specifiche del vitigno, che ha dotazione antocianica rilevante, tanto da conferire al vino un colore rosso rubino intenso da sembrare quasi nero. È diffuso soprattutto in regione Puglia, in misura minore in altri territori del meridione d'Italia. Trova il suo territorio d'elezione in un'area compresa tra la provincia di Foggia e la parte settentrionale della provincia di Bari. Però è coltivato in tutta la regione Puglia, tant'è che questo qui, vediamo, viene dalla provincia di Brindisi, quindi più a sud. E con i suoi circa 2500 ettari vitati, il Nero di Troia è il terzo vitigno pugliese per rilevanza dopo Primitivo e Negramaro. Il nome deriva da Troia, un comune in provincia di Bari, di Foggia, scusate, Troia in provincia di Foggia. Alcune teorie però, basate più su leggenda che su storia, diciamo così, fanno derivare il nome dalle vicissitudini del mitico guerriero Diomede, il quale, reduce dalla guerra di Troia, risalendo il corso del fiume Ofanto, piantò delle viti in un luogo ritenuto ideale. Ma questo, appunto, più che altro è una leggenda. Per quanto riguarda le caratteristiche, possiamo dire questo: il vitigno è maturazione tardiva, si può vendemmiare dalla seconda metà d'ottobre in poi, però proprio per questa caratteristica può esporsi a delle variazioni climatiche a cui non reagisce sempre nel migliore dei modi. Ha una carica polifenolica elevata, ha tannini anche piuttosto aggressivi, e per questi due motivi, cioè criticità di coltivazione e una certa ruvidezza del quadro organolettico, in passato fu usata dai viticoltori come uva da daglio per irrobustire vini deboli di colore e di sostanza. Oggi sono riusciti attraverso soluzioni in vigna e cantina mirate ad armonizzare il quadro organolettico e a domesticare il vitigno, diciamo così, e a ammorbidire i tannini, ad ottenere dei vini di grande livello, soprattutto nell'ambito della fascia alta, cioè delle tipologie riserva, le quali possono competere ad armi pari per imponenza con i più prestigiosi vini italiani, come ad esempio Amarone o Barolo. Questo qui, come ho detto, proviene da una zona leggermente defilata rispetto all'area più vocata. Siamo in provincia di Brindisi. E questo è un vino di fascia di mercato medio-bassa. Tuttavia, sta a testimoniare come all'interno delle aziende vinicole pugliesi si tenda ad avere nella gamma produttiva almeno una o più etichette a base di Nero di Troia o Uva di Troia, che può dare
eccellenti prestazioni. Cioè, nella Detroit è un vitigno che ha tannini molto aggressivi, è un grande colore, per cui tradizionalmente in vigna e le tecniche di vinificazione con la microossigenazione e tecniche del genere a ottenere solo tannini buoni, diciamo, tannini morbidi, e quindi e ammorbidirli con il processo, diciamo, di produzione. Infatti nella Detroit in bottiglia in purezza si ha solo dai primi anni 2000, in precedenza non esistono etichette datate prima del 2000, anzi noi siamo stati i primi diciamo, con il Puer Abbuglie, questo qui, a vinificare in purezza il nero di Troia, e non è stato semplice. Adesso quando assaggerà il...